Sono oltre 500 tra ragazzi, genitori e accompagnatori, insieme rotariali nello spirito della condivisione, provenienti da tutto l'Abruzzo e il Molise, che si sono ritrovati al villaggio Lido d'Abruzzo a Roseto per il tradizionale Rotary Campus Franca Marollo, giunto alla 32esima edizione, il posto dove chi è diversamente abile non è disabile, così come tanti lo hanno definito. In questo villaggio, in questa settimana, cerchiamo di occupare anche le loro giornate con tutta una serie di iniziative, sia di tipo così ludico, ricreativo, giochi e quant'altro, e anche di tipo informativo. E poi, come ormai negli ultimi anni, noi abbiamo improntato il discorso un po' sull'arte, sulle varie forme di arte, pittura, scultura, musica, perché l'arte, le varie forme di arte sono dei mezzi attraverso i quali questi ragazzi riescono a comunicare. Molti di loro non hanno altre possibilità, capacità di comunicazione, ma riescono a comunicare ognuno attraverso una strada diversa. Ospite d'eccezione per questa edizione, Simona Azzori, la ballerina priva di braccia che si esibirà per gli ospiti del campus in uno spettacolo durante il quale danzerà con una ballerina pescarese, Maria Cristina Paolini, e realizzerà un dipinto. Famosa un po' in tutta Italia perché è una ragazza senza braccia e che, nonostante questo, lei ha superato questo handicap riuscendo a fare tutto con quello che ha, cioè con i piedi, e quindi dipinge ed è una ballerina, no? Una ballerina fantastica, e quindi oggi avremo un incontro con lei, farà un incontro motivazionale con i ragazzi, poi dipingerà un quadro e questa sera ballerà per tutti allo spettacolo serale. Uno spettacolo di danza, di pittura, ma soprattutto di vita, per raccontare attraverso l'arte la mia storia e cercare di dire con molta semplicità che davvero, se ce l'ho fatta io a far diventare i miei sogni realtà, lo possiamo fare tutti, credendo in noi stessi, volendoci bene e facendo capire anche agli altri che in realtà i limiti sono negli occhi degli altri, non in noi. Stare insieme innanzitutto per provare a cimentarsi in altre opportunità, ma per capire quanto in realtà tutti noi siamo diversi e le nostre diversità sono ciò che ci rendono unici, speciali, e non è cercare l'uguaglianza, ma è cercare l'unicità in ognuno di noi.